Benvenuti qui nella sezione intervista del giornale di Puglia, Italia Notizie e MySalute.it. Siamo qui per parlare oggi di tuffi sulla scogliera, e siamo qui con un ospite, un atleta, un campione proprio di tuffi, di quindi climbing, dining, che ci sarà questo evento, praticamente questo weekend, l'evento Red Bull su tuffi sulla scogliera a Polignano. Quindi è una giornata perfetta proprio per parlare in anticipo di questo sport. Siamo qui con Artem. Welcome. Parleremo proprio con lui di questo sport. Lui che è stato un campione e un atleta, parliamo di queste caratteristiche di questo sport. Quindi, caro Artem, benvenuto, e parliamo adesso di quando è iniziata questa tua passione per questo sport. Когда появилась у тебя вот это вот увлечение в этом виде спорта? Ну, прыжками в воду я начал заниматься, когда мне было 4 года, это был 1988. В 2004 году я входил в состав национальной сборной страны по прыжкам в воду. И в 2004 году я впервые столкнулся и попробовал себя в хайдайвинге. Lui ha iniziato la sua carriera da 1988, che ha iniziato con i tuffi normali o tuffi nella piscina. Poi già lui è entrato nella squadra nazionale della Federazione Russa e poi ha provato a fare clean diving, che è piaciuto. E ha fatto qualche altra gara, quindi qualche esperienza ha avuto qui in Puglia? Quindi quale altra gara hai fatto qui in Puglia e com'è andata, cosa è un po' la tua storia nel campo dei tuffi sulla scogliera? Когда ты еще пробовал в Полиняно прыгать? Есть такой опыт? Да, в Полиняно я уже, если не ошибаюсь, 5-й раз и 2-жды одерживал здесь победу. Lui praticamente 5 volte è stato a Polignano e 2 volte è stato premiato, ha vinto il premio 2 volte a Polignano. Quindi complimenti. quindi diciamo è sempre più presente la Puglia anche negli sport estremi come per esempio i tuffi sulla scogliera. Ti piace la Puglia? Cosa ne pensi? Ti piace il Bari? Ti piace questa realtà? Insomma, pugliese. Конечно, в Бари я прилетел только сегодня, поэтому очень надеюсь на более подробную экскурсию. Но мне очень нравится, конечно, этот город и Полиняно, в том числе, здесь очень здорово. Lui è arrivato stamattina, però ancora questa diciamo speranza di visitare qualcosa in breve, qualcosa più carino, particolare, voglio visitare la Puglia. E certo piace Polignano, perché la città preferita è Polignano, che aspetta anche un buon risultato. Bocca al lupo, e bretta a lei. A proposito di questo, la preparazione che tu fai, visto che parliamo anche di un settore dello sport e della nutrizione, caro Artem, quanto tempo comunque impegni la tua giornata negli allenamenti? Cioè, quante ore passi ad allenarti nei tuffi? Сколько в день ты тренируешься по времени для того, чтобы приготовиться к такому виду соревнований? Ну, день в среднем уходит от 3 до 5 часов на тренировку, одну, но большую. Se fa unico allenamento si prepara in circa da 3 a 5 ore al giorno, intensivo. Complimenti. No, vabbè, come vedete, essere un atleti è un impegno che comunque va sostenuto a 360 gradi. Sei pronto per la gara di Carlo Martina, la gara che ci sarà questo weekend a Polignano, e il tuffi sulla scogliera Red Bull? Конечно, готовился всю зиму, и сейчас мы приехали с других соревнований, где я собрал всю свою программу. В этом году опять новые прыжки, опять сложнейшие трюки, и, конечно, да, я готов. Да, конечно, Артем готов к соревнованиям, он готовится... И pronto, perché si è allenato tutto inverno, per questo tipo di competizione, sta aspettando un grande risultato perché lui ha preparato un nuovo programma, ha preparato i nuovi tuffi che possiamo vedere solo se veniamo a Polignano. Quindi infatti ci dobbiamo essere tutti quanti a Polignano anche per vedere Artem gareggiare sulla scogliera, quindi per l'evento Red Bull. L'ultima domanda è se hai il progetto di tornare qui in Puglia a gareggiare
sempre dell'evento Red Bull, o se programma altre gare a livello mondiale o nazionale o estero. У тебя есть в программе такие мысли, чтобы вернуться в Абу и продолжать прыгать или заниматься чем-то другим? Или готовиться к мировым соревнованиям? Ну да, сейчас мы отправляем здесь, в Италии, и отправляемся по домам, готовиться дальше. В этом году чемпионат мира по водным видам спорта. Это основной старт сезона, поэтому многие спортсмены то есть, работают непосредственно на него. Tutti i sportivi quest'anno si preparano anche con un grande, per una grande competizione come i mondiali sui tuffi, sulle altezze estreme. Perciò dopo Polignano si ritirano e iniziano a fare allenamento per questa una grande competizione dell'anno. Ok, quindi Artem, da parte nostra un grande bocca al lupo, break a lei, spasiva. Per questa intervista e quindi ti vedremo esattamente questo weekend a Polignano per l'evento Red Bull per il live climbing fondamentalmente. Va bene? Spasino, grazie. A presto. Bye bye.